Tra poco nuova edizione per il telegiornale di Med24 Channel. In apertura parleremo di FAIS e IOS in prima linea per chiedere il registro nazionale delle stomie. Parleremo poi di sicurezza alimentare, di medicina predittiva, parleremo poi di buona sanità e parleremo poi di Dentro la vita, campagna Humanitas contro le malattie neurologiche. 6 milioni. Tante sono le persone interessate da incontinenza urinaria e fecale in Italia. Tu quante ne conosci? Nessuna? Probabilmente ti sbagli. Le conosci ma non lo sai, non le noti, non le riconosci per strada. Le persone incontinenti non ne parlano quasi mai, convinte che ci sia qualcosa di cui vergognarsi, messe a disagio dal loro stesso corpo, si nascondono a familiari e amici e spesso evitano addirittura di uscire di casa. C'è molta disinformazione rispetto all'incontinenza. Il luogo comune più diffuso è che sia inevitabile con la vecchiaia e che la vecchiaia ne sia appunto la causa principale. In realtà molte donne manifestano forme di incontinenza anche dopo il parto e molti uomini anche dopo la rimozione della prostata, ad esempio. Oggi si affronta prevalentemente con ausili, tipo gli assorbenti, ma non sono l'unica soluzione. Lo sapevi infatti che è possibile curarsi dall'incontinenza anche con farmaci, riabilitazione o terapia chirurgica? Non parlare delle possibili soluzioni al problema, che esistono e che possono garantire una migliore qualità della vita a chi ci deve convivere, rende ancora più difficile agli incontinenti riconciliarsi col proprio corpo. Parlare di incontinenza, parlarne correttamente, aiuta a vincere i luoghi comuni e fornisce gli strumenti necessari ad affrontarla con consapevolezza. Incontriamoci. Impariamo a conoscere l'incontinenza. Buonasera e ben ritrovati al consueto appuntamento con il telegiornale di Med24 Channel. Come sempre, prima di iniziare, vi ricordo la nostra mail per comunicare con la redazione e i nostri esperti, direttore@med24channel.tv. Da una parte la campagna sociale, dall'altra il primo rilevamento per arrivare alla costituzione del Registro Nazionale sulle Stomie. L'attività di FAIS, cioè la Federazione delle Associazioni di Incontinenti e Stomizzati, e di IOS, Associazione Tecnico-Scientifica di Stomaterapia e Riabilitazione del Pavimento Pelvico, non si ferma mai. È la prima volta che un'associazione pazienti ed una società scientifica conducono questo tipo di indagine, ha commentato Gabriele Roveron, presidente dell'IOS. Contiamo molto nello spirito di collaborazione delle amministrazioni regionali perché sono anch'esse interessate a conoscere le analisi che il contesto nazionale fornirà al termine della raccolta dei dati. I dati provenienti dal monitoraggio, ha continuato Pier Raffaele Spena, presidente della FAIS, consentiranno di conoscere più nel dettaglio un fenomeno che interesserebbe circa 75.000 persone in Italia, ma è un dato fondato su rilevazioni statistiche autonome e sporadiche. Uno degli obiettivi è di arrivare all'istituzione del Registro Nazionale delle Persone Stomizzate, uno strumento che consentirebbe di calibrare in maniera più incisiva le politiche regionali nel campo della sanità. Per scoprire chi è e cosa fa FAIS, guardiamo insieme questo video. Thank you.
sicurezza alimentare, tracciabilità e qualità. La grande distribuzione si fonda su questi principi. Lo dicono i numeri. Nel 2018 sono stati eseguiti 2 milioni e 300 mila test su prodotti alimentari e superfici di lavoro nei supermercati italiani. Sono 25 gli organi preposti a eseguire i controlli, a cui si aggiungono gli enti esterni selezionati dalle imprese distributive per le proprie attività di autocontrollo. Una realtà mappata per la prima volta da The European House Ambrosetti, primo think tank italiano privato per conto dell'Associazione della Distribuzione Moderna. Secondo lo studio, il 70% delle insegne sta investendo nella sicurezza alimentare, puntando sulle nuove tecnologie volte a ottimizzare i processi legati a qualità e sicurezza. Dal QR code, per migliorare il controllo sullo stato di conservazione, alla blockchain, per incrementare la tracciabilità. Dal rating dei prodotti venduti online al cloud per l'integrazione dei database e dei parametri per valutare i fornitori. Si stima che alcune aziende siano pronte a investire nei prossimi 5 anni fino a 5 milioni di euro. L'era della medicina uguale per tutti è finita. Il mondo della salute, sotto il profilo diagnostico e quindi terapeutico, è infatti al centro di una rivoluzione epocale. Nel 65esimo anniversario della scoperta della struttura del DNA, le indagini sull'uomo sono ad una svolta che sembrava impossibile. È il tempo della medicina predittiva, preventiva, partecipativa e personalizzata. Un modello destinato a sconvolgere ogni paradigma di benessere e cura, dove il paziente ha una ritrovata identità, unica, ma soprattutto con una propria storia genetica e psicologica da raccontare. L'impossibile è ora realtà. Se tutto ciò è possibile, lo si deve anche al nostro comparto, sottolinea Massimiliano Boggetti, presidente di Confindustria Dispositivi Medici. È arrivato il momento di accelerare e dare un nuovo impulso di sviluppo al mercato dei dispositivi medici, che più di qualsiasi altro settore nel panorama della sanità ha un valore riconosciuto e riconoscibile così ampio. Le innovazioni tecnologiche aiutano e permettono ogni giorno ai cittadini di vivere meglio e più a lungo. E così i dispositivi medici sono protagonisti della prevenzione, nella diagnosi, nella cura e nel trattamento di tutte le patologie umane oggi note. Rappresentiamo, conclude Boggetti, un comparto che vive di innovazione e dinamiche straordinarie che rende la sanità migliore e più sostenibile. La medicina alza le barricate a difesa del sistema sanitario nazionale e istituisce l'Osservatorio Buona Sanità, con l'intento di far conoscere e premiare quelle eccellenze del mondo della sanità non conosciute dal pubblico, ma anche per dire basta al sistema della cosiddetta medicina difensiva e individuare invece le storie di buona sanità che hanno migliorato la vita in piccolo o in grande. Crediamo fortemente che sia il momento di riavvicinare i cittadini alla sanità, si legge nella presentazione dell'Osservatorio. Siamo convinti che in Italia esistano eccellenze spesso sconosciute ai più che meritano la segnalazione e la pubblicizzazione. Il diritto dei pazienti a ricevere una corretta diagnosi e terapia è legato a doppio filo alla valorizzazione del lavoro del medico che la eroga. Intendiamo innescare un meccanismo virtuoso dalla parte e dal servizio dei pazienti, in collaborazione con il mondo dei medici. Guardiamo allora insieme il video di presentazione per dire basta alle speculazioni contro il sistema sanitario nazionale. Thank you.
dentro la vita, ovvero la ricerca Humanitas contro le malattie neurologiche. I ricercatori, i medici e lo staff del Neurocenter dell'Istituto svelano i colori che rivestiranno l'ospedale questo mese. Soltanto uniti possiamo continuare ad essere dentro la vita, dicono da Humanitas. Scopri come sostenere la ricerca contro le malattie neurologiche. E allora scopriamolo insieme attraverso questo video. Per 1000 costituisce uno strumento estremamente importante e fondamentale che può consentire appunto l'attività clinica di Humanitas insieme all'attività di ricerca di dare uno sviluppo importante per la comprensione dei meccanismi di base delle malattie. La complessità del cervello è anche dimostrata dal fatto che moltissime malattie neurologiche, come per esempio le patologie neurodegenerative come l'Alzheimer, il Parkinson, ma anche le patologie del neurosviluppo come per esempio l'autismo, la schizofrenia o l'epilessia, sono tutt'oggi incurabili. L'unico strumento, l'unica via percorribile per cercare di comprendere la complessità del cervello rimane la ricerca. La ricerca che viene fatta quotidianamente qui in Humanitas, in particolar modo dal Neurocenter, in cui l'attività clinica fatta di medici e infermieri di altissimo profilo che si occupa tutti i giorni appunto di patologie complesse del cervello come per esempio glioblastomi, quindi patologie oncologiche del cervello, ma anche per esempio stroke, quindi infarti cerebrali ed anche patologie neurodegenerative come Parkinson, viene affiancata dal lavoro di laboratorio dei ricercatori che applicano tutti i giorni appunto tecniche estremamente sofisticate per cercare di capire il meccanismo molecolare alla base del sviluppo delle malattie. C'è ancora moltissima strada da fare, moltissima ricerca da fare e crediamo che il 5 per 1000, quindi il contributo di tutti, quindi il contributo dei cittadini, costituisce uno strumento importante e soprattutto anche un atto, diciamo, importante di fiducia a tutto Humanitas, al lavoro che viene fatto qui dai clinici e anche dai ricercatori. Siamo in chiusura, grazie a tutti per averci seguito in questa edizione del telegiornale di Med24 Channel. Prossimo appuntamento giovedì alle 14. Buona serata.